Allora ragazzi, buongiorno a tutti, siamo a Ozieri in provincia di Sassari, a casa di Noemi e Francesco, li avete conosciuti già durante uno dei video di Dietro le Quinte del Report e oggi siamo a casa loro per il primo sopralluogo per la programmazione dei lavori. Allora in questa casa verranno fatti dei lavori sia di bonus casa 50%, quindi alle mie spalle vedete che sono già state abbattute delle pareti, sono stati rimossi i pavimenti, poi magari nel giro della casa vedremo un pochettino meglio le cose, sono state smontate le porte. Allora, quali lavori faremo in questa casa? Sostanzialmente dal punto di vista impiantistico questa casa è particolare perché i due livelli vengono gestite con modalità diverse. È una casa da oltre 200 metri quadri complessivi. Il piano di sopra, che è quello anche col panorama migliore, è quello che verrà utilizzato, diciamo, continuativamente da questa famiglia, quindi in questo piano saranno svolte tutte le attività. Quindi alle mie spalle c'è la cucina, questa è una grande sala di zona giorno, credo che siano attorno ai 45-50 metri quadri, sarà anche ampliata di là. Dopodiché di là abbiamo tutta la zona notte, ci saranno due bagni, il bagno precedente verrà ridimensionato per ricavare una dispensa a ridosso della cucina, invece poi ci sarà un nuovo bagno nella zona notte. Dal punto di vista impiantistico, vi dicevo, è interessante perché i due piani hanno due funzioni diverse e saranno gestiti in modo diverso. Utilizzo continuativo per questo piano superiore, utilizzo saltuario per il piano inferiore. Infatti a questo piano abbiamo previsto un sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento, quindi dovremo portare sulle quote degli attuali pavimenti. In realtà verranno anche realizzate delle opere di consolidamento strutturale su questi solai che sono un po' vecchiotti, diciamo così. Quindi riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento in questo piano, sistema di ventilazione meccanica controllata, quindi con ricambio automatico del l'aria con alta efficienza durante il ricambio. Invece il piano di sotto, che sarà un utilizzo santuario, quindi verrà utilizzato come studio, come taverna eccetera, avrà un sistema a ventil con vettori. Perché abbiamo scelto un sistema ad aria? Per poter essere più veloce nel raggiungimento della prestazione, quindi quando Francesco e Noemi decideranno di ospitare giù i loro amici oppure di utilizzare lo studio che ci sarà al piano inferiore, accenderanno i ventil con vettori e nel giro di qualche ora avranno la casa perfettamente in temperatura. Ok, a completamento ovviamente realizzeremo su tutti e due i livelli della casa un sistema di building automation, quindi con un controllo puntuale ambiente per ambiente delle temperature e dell'umidità. Realizzeremo anche un sistema fotovoltaico con un impianto da 20 kW sul tetto. Tenete conto che la copertura sarà sostituita completamente grazie al super bonus 110%. Attualmente abbiamo l'amianto. Specifico che in questo caso, poi magari vi mettiamo in descrizione un link di un video nel quale vi parlo del rifacimento del tetto con super bonus 110. Sostanzialmente in questo caso rientra tutto nel 110% come opera diretta o opera accessoria. Quindi ad esempio lo smontaggio della vecchia copertura, il conferimento a discarica dell'amianto, la realizzazione della nuova copertura sono tutte opere accessorie. Avremo poi, sempre sulla parte diciamo elettrica, 60 kWh di batteria. Avremo sostanzialmente due inverter trifase, ciascuno da 10 kW, che gestisce ciascuno due batterie da 15 kWh. Avremo invece sulla parte generatore una pompa di calore aria-acqua che servirà a tutto il sistema, quindi una pompa di calore che produrrà l'acqua calda che in inverno scorrerà nei tubi del pavimento radiante, nei tubi, nelle tubazioni che portano i ventili con vettori, in estate l'acqua calda per il raffrescamento sia con i ventili con vettori che col pavimento radiante. Ovviamente verrà alimentato con l'acqua anche il sistema VMC. Infine ci sarà la produzione dell'acqua calda sanitaria sempre in modalità tutto elettrico. Su questa casa sarà realizzato anche un sistema di isolamento di coibentazione a cappotto, perché Francesco e noi mi sono stati tra i primi clienti che abbiamo acquisito, per cui ancora prendevamo in carico opere edili, quindi stiamo dimensionando durante la progettazione esecutiva, che è già iniziata, le coibentazioni a cappotto. In questi giorni definiremo gli spessori e i materiali, orientativamente utilizzeremo, dalle prime valutazioni fatte, attorno ai 15-16 cm di lana di roccia come cappotto. La cosa interessante che cos'è? Che durante il Dietro le Quinte del Report avete visto che abbiamo portato questa casa da classe G in A3 con sole opere impiantistiche. In realtà poi, inserendo meglio ulteriori dettagli durante la fase esecutiva, con i soli impianti siamo passati dalla classe energetica G alla classe A4. Adesso ovviamente, inserendo le coibentazioni, poi ci occuperemo di sostituire anche tutti i serramenti, gli infissi eccetera, li facciamo tramite i nostri partner. Ovviamente questa sarà una casa che consumerà veramente pochissima energia, quindi dal punto di vista energetica sarà ancora una A4, perché ovviamente non ci sono classi sopra la A4, ma avrà un'autoproduzione di energia tra il fotovoltaico, le batterie eccetera, che coprirà oltre il 90% del fabbisogno, per cui di fatto questo sarà un edificio NZEB o energia quasi zero. Sempre per completare la parte impiantistica, ovviamente con una produzione di energia così sovrabbondante, perché stiamo parlando di una produzione attorno ai
30.000 kWh anno circa di questo ordine di grandezza. Ovviamente i ragazzi stanno valutando l'ipotesi di acquistare un'auto elettrica, quindi avremo giù in garage la colonnina di ricarica, eccetera. Quindi credo che stiamo andando nella giusta direzione per lasciare un mondo migliore ai nostri figli, perché queste saranno case che consumeranno veramente pochissima energia acquistata dalla rete, se la autoprodurranno quasi tutta. Ovviamente in estate la produzione sarà sovrabbondante e immetteranno in rete, mentre in inverno magari come produzione non saremo così sovrabbondanti, però insomma si riuscirà a avere veramente un ottimo risultato. Quindi siamo veramente contentissimi che questo sia il nostro primo cantiere super bonus. Nei prossimi giorni vi aggiornerò, perché stanno per partire degli altri cantieri. Insomma ragazzi, grazie mille per adesso, ci vediamo in live. Bene ragazzi, buongiorno a tutti, siamo qui a Ozieri in provincia di Sassari per diciamo l'avvio del nostro primo cantiere di super bonus 110%. Siamo a casa di Francesco e Noemi, che in tanti avete conosciuto durante uno del dietro le quinte del report. Come vedete il panorama alle mie spalle è veramente molto bello, e adesso vi porto in giro per casa, così insomma vi rendete un pochettino conto meglio della situazione. Allora, ci troviamo in un cantiere nel quale sono state già iniziate le opere edili relative al 50% del bonus casa, perché in questo cantiere sostanzialmente verranno fatti contemporaneamente sia dei lavori di super bonus 110%, ma anche dei lavori di bonus casa al 50%, per cui sono stati in parte modificati i tramezzi. Vi faccio vedere un po' che sono già partite le demolizioni, vedete? Sono stati già smontati i climatizzatori, qui su ce n'era uno, e quindi ci muoviamo un po' in giro per casa. Vedete, qui sostanzialmente sono già stati smontate parte delle porte. Oggi abbiamo fatto il primo sopralluogo nel quale sostanzialmente abbiamo valutato la situazione per l'ordine di serramenti infissi. Qua siamo un po' al buio. Sono stati, vediamo se riesco a farveli vedere, già smontati parzialmente i pavimenti. Ok. E quindi già abbiamo preso le misure di dettaglio per serramenti infissi. Qui dentro è stato già smontato il bagno, rivestito vecchia maniera fino al soffitto praticamente. Ok? Quindi abbiamo preso le misure di dettaglio. La parte impiantistica già la conoscevamo molto bene, perché durante i sopralluoghi dei nostri tecnici avevamo già avuto modo di verificare tutto. Oggi abbiamo preso le misure dei serramenti nel dettaglio, abbiamo fatto delle ulteriori valutazioni con i nostri clienti. Vedete, anche qua sono stati eliminati dei muri. Qui è stato inserito un rinforzo strutturale. Vedete questa trave, vediamo se riesco a non cadere. In realtà era una trave esistente che è stata rinforzata. Come vedete, casa molto grande. Abbiamo una grande zona giorno, i balconi praticamente con il panorama. Poi da qui si va fuori e si va al piano inferiore. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Siamo contentissimi di partire con i primi cantieri di super bonus. Vi aggiornerò nei prossimi giorni, perché comunque a stretto giro partiranno degli altri cantieri. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, metti like, magari lasciami un commento per farmi sapere le tue impressioni, magari darci qualche suggerimento per i prossimi video di dietro le quinte del cantiere, li potremo chiamare. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, clicca sulla campanella per ricevere una notifica quando pubblichiamo un nuovo video. Mi raccomando, se sei interessato a capire come sfruttare appieno il super bonus, ti lascio in descrizione il webinar che ho girato per te. Per adesso, grazie mille e a presto.